Buongiorno, benvenuti, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno e naturalmente il più grande ringraziamento va a chi ha scelto questa terra, questa splendida terra, il Salento come luogo di elezione artistica e non solo, per rappresentare tutto quello che la musica ispira e tutto quello che la musica riesce a trasmettere a chi l'ama. Parlo di Adorno perché è lui il principale. Pur essendo nato in una terra altrettanto bella quanto la Puglia, lui ha scelto il Salento, noi ne abbiamo meno e ci andiamo solo per questo. E mia madre è pugliese. Ma il Salento è un'altra cosa. Detto questo, cercheremo di essere smart perché ci sono tanti impegni che vanno dai piccolini, no? Dai bambini piccolini da tenere agli impegni istituzionali. Vi passo velocemente a presentare il festival, che non ha bisogno di presentazioni, basta cliccare su qualsiasi motore di ricerca che cos'è Apollo Theatre Friends, sia nelle stagioni invernali sia nelle stagioni estive, per capire di che macchina e che potenza riesce ad esprimere. Noi siamo orgogliosi quest'anno di averlo dopo l'edizione dell'anno scorso del Cicittà a Nardò, e di questo poi ne parlerà specificatamente il primo cittadino delle maniere, il consigliere delegato. Vi presento alla mia sinistra Carlo Rizzuti, che è il manager di Alborosi, l'organizzatore di Acuore, insieme a Gianni Cristina. Anche lui sta vicino di adozione, antico di Monteroni, che è il del cuore. Il personaggio che sta alla tua sinistra non ha bisogno di presentazioni, se non altro per l'occhiale che è Dati. Delle maniere del consigliere delegato dello spettacolo, il sindaco, Nina Zilli, ormai talentina d'adozione, regge da grande successo a Monteroni. Possiamo dire che abbiamo avuto la fortuna di avere una delle pochissime date estive? Sì, praticamente l'unica. E Aldo, che in questo caso è il vice protagonista. Loro sono una degna ma piccola rappresentanza rispetto a quello che quest'anno Aldo e il suo management hanno voluto regalare alla città di Aldo. E naturalmente, cari colleghi, l'aspetto più importante, che poi spiegherà sia il sindaco che il consigliere delegato, e anche l'ufficio stampa, che ringrazio per l'ottimo lavoro da Giulio Siciliano e il suo staff che hanno fatto nel coordinare questa cosa. È importante anche stabilire quella che è la viabilità, perché si prevede un accesso molto importante, perché parliamo di un concerto che oltre ad Albo, a Nina Zilli, a Dati, c'è anche il Bunda Bash, c'è anche Nitro, c'è anche Pepe Gang, stiamo parlando del top della musica leggera italiana, di artisti di grande livello, ma questo poi lo spiegherà Sandro, a cui passo la parola. Naturalmente sui testi dei giornali, appena finiamo la conferenza, oltre alle dichiarazioni dei presenti, invierà l'ufficio stampa istituzionale, poi sia regionale che nazionale, anche il piano traffico per poter accedere nel luogo del concerto che è il 25 settembre. Sandro, vai. Ho il piacere di stare a Nardò perché avete un grande sindaco. Innanzitutto, avevo bisogno di questo muro. È una cosa che è nata tra amici questo. Farsi chiamare Rosi e Firenze, perché significa Alborosi, quindi amici suoi, amici del Salento, diciamo. Poi piano piano sta diventando una cosa veramente marcia, si diventa, sta crescendo, e abbiamo bisogno di persone come l'istituzione di Nardò, come il sindaco di Nardò, come l'assessore che ci chiedono questa cosa, perché noi, al di là del casino che tutti vanno a Gallipoli, i concerti, le cose, noi vogliamo farlo della bassa stagione, quando tutto finisce, e poter continuare il turismo che viene in Salento anche in periodi un po' più caldi. Quindi anche noi stessi, avendo tanti impegni, tante date, tanti show in giro per il mondo, vogliamo avere un momento dove incontrarci e stare tutti insieme. E a volte il Salentino si dice c'è chi offesa la UP o c'è la secola. In realtà la UP sono io, la volpe sono io, ci chiama assicurata per Borosi. E quindi gli ho detto, allora dovremmo fare questa cosa
quello che faceva Scalabrosi. Non è Bazzi, non è una roba super commerciale, è una roba di qualità, è una cosa di qualità. Abbiamo voluto fare dell'ottima musica, abbiamo voluto creare uno show ad hoc che dura circa 3 ore, non dura un'ora, probabilmente, ma dura circa 3 ore. Gli artisti faranno delle canzoni nuove, gli artisti faranno, improvviseranno dell'intro nazionali, e questo l'abbiamo fatto per andare a stare in torno, ma per l'Italia, forse. Forse per l'Italia. Quindi una buona volta lo garantisco, perché nelle battute che abbiamo registrato, tutti i principali siti di musica, potete mettere i giocatori di ricerca, parlano del concerto che avrà domani. È una cosa originale, voglio che la cittadinanza di Nardò lo capisca, lo veda, voglio che si innamori di questo progetto e tutti insieme, con l'aiuto dell'assessore, del sindaco e dell'intera amministrazione, far crescere questa iniziativa, portando un piccolo aiuto al turismo sul territorio europeo. Grazie. Al sindaco, all'assessore. Molto sì, prego sindaco. Bellissimo, non mi alzo in piedi perché ovviamente sono ancora infortunato. E no, io prendo la parola esclusivamente per il mio tempo, ovviamente gli organizzatori stanno su tutti e gli artisti presenti e quelli che saranno presenti domani sera. In modo ovviamente che sia ormai evidente, non sono un grande presenzialista in queste occasioni e nelle occasioni culturali. Un uomo del fare, però questa volta ci tenevo particolarmente ad essere presente a questa conferenza stampa, perché è un evento a cui abbiamo e ho personalmente fortemente creduto, ci ho creduto fin da principio a finte esperienze qui nella nostra città. Credo proprio tutto per ringraziare la nostra meravigliosa squadra amministrativa, perché dietro ogni cosa che si fa c'è una squadra di persone infaticabili che lavorano, da Belene qua presenta, l'assessore Alemanno, Giulia Puglia, l'assessore Marcello Greco, che poi ne avrà un po' di problemi da affrontare in termini di mobilità, l'assessore Costuri, tutta la squadra di giunta e della maggioranza consigliare. Diciamo che questa terra meravigliosa l'avete lavorato tanto voi e ha affrontato e continuato ad affrontare tante sfide. Noi vogliamo dimostrare che eventi così importanti si possono svolgere nel nostro paese, nelle nostre città, e dal punto di vista organizzativo abbiamo dimostrato in più occasioni anche la nostra città nel passato recente di essere in grado di ospitare una grande massa di persone. Sicuramente qualche disguido e inconveniente dobbiamo metterlo nel posto. Con amici che avevano partecipato a concerti in Emilia Romagna, questo che non fa parte del gioco, che ci sia qualche piccolo disguido, ma credo che sia tutta evidenza che il sacrificio vale la candela, perché stiamo portando un evento di importanza nazionale qui nella nostra città. Quindi non posso che dirmi orgoglioso per quello che stiamo facendo e che stiamo continuando a fare. Questa è la ciliegina di una stagione estiva che è stata, come tutta evidenza, strepitosa. Sono 3 mesi che la nostra città ospita eventi di primo piano. Questa è sicuramente la ciliegina sulla torta e torno a ringraziare per questo tutta la mia fantastica squadra. Grazie. Buongiorno a tutti, brevemente per salutare tutti i presenti, perché chiaramente intervenire dopo l'intervento del sindaco è sempre difficile, perché ha detto tutto. Io volevo ringraziare chiaramente tutta l'amministrazione, i manager, Sandro Pizzuto, ma anche Gianni Stefani, con cui ci siamo sentiti almeno 100 volte al giorno. Si è creata una grandissima collaborazione, gli artisti che non hanno bisogno di presentazione. Quello che mi preme iniziare, se mai ce ne fosse bisogno, è che oggi possiamo come città ospitare l'evento più atteso dell'estate salentina grazie alla lucidità umana e politica del nostro grande sindaco.
dell'aspetto artistico dello spettacolo, naturalmente chi meglio di Nati può spiegare il tuo progetto. Io innanzitutto devo ringraziare Antonio, devo ringraziare il Salento, perché sono contentissimo di essere qua, ma soprattutto usando Rocchiani e Antonio ragazzi ha fatto proprio così, perché parto come fan e quindi sono onorato di poter fare da direttore artistico in un festival che sicuramente come caratteristica è senza precedenti, direi. Ci saranno due presentatori, gli host,
c'è un personaggio. Dato che mi consente, vorrei fare un piccolo inciso, facendo il giornalista da un po' di anni e il comunicatore, se c'è un personaggio che veramente mi ispira dal punto di vista comunicativo, perché parla poco e con il suo sguardo e con... già un artista di suo, pur parlando poco, quando lo incontri, poche parole, ma già capisci che la sua testa è un frullato di idee, insomma. Che va buone, insomma. Vai, vai. Voglio ringraziare tutti, hanno detto tutto, io non ho niente da dire ormai, se non venite al concerto divertitevi. Grazie a Saletto, la parte della tecnica in Europa, quindi questa non a caso è una location molto importante, grazie all'assessore, al sindaco, alla finanziaria, al trasporto, tutti noi, come quasi altro sistema di maniere. Sono fiero di questa operazione, io veramente sono contentissimo e domani mi divertirete un casino come ci divertiremo noi, e questa cosa sarà seguita anche sui piani, sui social media, da tutte le persone che si connettono attraverso me, gli artisti e tutti gli ospiti che ci stanno, quindi avrà una rilevanza non solo a Nardò, non solo esattamente, ma nazionale, internazionale. Quindi sindaco, domani portiamo la sua Nardò nel mondo. E se arriva! E se mi ricordo un hashtag che sta girando, sta iniziando a girare sui social, magari se contribuiamo, è un hashtag che ha a che fare con Nardò e con Alborosi. Pippi Rosi è l'hashtag dell'arte che sta aggiungendo, perché chi conosce le storie delle persone che sono sedute qui dietro può capire che grande operazione è.